Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Focus, videogiornale di Verde TV. Apriamo subito dalla pagina regionale, il nostro videogiornale. Prosegue la maratona finale del Consiglio regionale d'Abruzzo prima dello scioglimento previsto per il prossimo 9 marzo. Centinaia di provvedimenti amministrativi e progetti di legge stanno approdando in Consiglio regionale. Dopo la seduta di ieri, il Consiglio tornerà a riunirsi per 3 giorni consecutivi, il 7, 8 e 9 marzo. Nella seduta di ieri il Consiglio regionale ha approvato provvedimenti per diversi miliardi di lire. I provvedimenti approvati riguardano un po' tutti i settori. Anche le deliberazioni più recenti della Giunta regionale sono per lo più approvazioni di contributi e di spese e altre ne vengono annunciate. Il periodo di fine legislatura comporta anche questo. Tra gli ultimi provvedimenti adottati dal Consiglio regionale l'istituzione della riserva naturale guidata Calanchi di Atri, per una superficie di 380 ettari. La gestione è demandata al Comune di Atri attraverso un apposito ente da costituire con uno stanziamento iniziale di 60 milioni di lire. Tra i più recenti provvedimenti della Giunta, invece, l'attivazione di un corso professionale inerente alle tematiche e le tecniche di intervento collegate al rischio valanghe. Un'altra serie di provvedimenti presi dalla Giunta regionale riguardano i settori dell'artigianato, dell'ecologia e dei lavori pubblici. Per quanto riguarda l'artigianato, è stata decisa la concessione di contributi in favore di imprese artigiane di alcuni comuni, tra i quali, in provincia di Teramo, Martinsicuro, Civitella e Pineto. Per la realizzazione di aree per insediamenti artigianali sono stati erogati fondi ad alcuni comuni, fra i quali Cermignano. In materia di ecologia, l'esecutivo ha autorizzato la proroga di alcune autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali, mentre per il settore dei lavori pubblici ha confermato il programma di localizzazione dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica per il 90-91. È stata inoltre deliberata l'adozione del programma regionale di sviluppo e il conseguente quadro di riferimento regionale. La proposta passa ora all'esame del Consiglio regionale. La Giunta, infine, si è occupata di diversi altri provvedimenti amministrativi riguardanti i settori del personale, del turismo e dell'agricoltura. Ultime sedute di fine legislatura prima dello scioglimento anche per il Consiglio provinciale e per il Consiglio comunale di Teramo. Domani mattina, venerdì 3 marzo, alle ore 9, si riunirà il Consiglio comunale di Teramo. Dopodomani, sabato 4 marzo, sempre alle ore 9, si riunirà il Consiglio provinciale. 26 sono i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, 7 i punti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale. Domani dunque il penultimo Consiglio Comunale, almeno ufficiale, per la discussione e il dibattito di punti di ordinaria e straordinaria amministrazione di questa legislatura. In estremis si cercherà di risolvere qualcosa, di salvare qualcosa. Nelle ansie, nelle speranze del PDS, che cosa c'è in questo senso? Ma intanto, guardando l'ordine del giorno della seduta di domani, ci sono alcuni procedimenti amministrativi in corso da tempo che vanno portati a compimento attraverso l'approvazione di delibere. Nell'ordine del giorno ci sono alcuni temi importanti sui quali noi da tempo siamo impegnati. Per esempio all'ordine del giorno anche l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale sarebbe il primo passo per l'attuazione dello statuto. Noi abbiamo a Teramo uno statuto avanzato, sarebbe importante e significativo che la consigliatura si concludesse avendo approvato almeno uno dei regolamenti attuativi, tra l'altro molto importante perché riguarda la regolamentazione delle sedute del Consiglio. La proposta che andrà all'esame del Consiglio è una proposta che noi giudichiamo positiva, alla quale abbiamo contribuito attraverso un lavoro intenso in commissione consigliare, ed è in grado quel regolamento di assicurare insieme democrazia ed efficienza nella conduzione dei lavori del Consiglio. Altri punti di rilievo sono... Cosa che purtroppo, chiedo scusa, servirà ad altri, dicevamo ieri con il commissario, cosa della quale non avete potuto usufruire voi. Perché ci è voluto tanto tempo? Ma ci è voluto tempo intanto perché era necessario, prima di procedere all'approvazione del regolamento del Consiglio, modificare lo statuto, o meglio adeguarlo ai contenuti della nuova legge elettorale, della legge 81. E quindi abbiamo dovuto, sì, tutti quanti abbiamo dovuto attendere l'esito del procedimento di adeguamento dello statuto. Quindi i tempi non hanno consentito di arrivare prima all'approvazione di questo regolamento. Dicevo, guardando poi l'ordine del giorno, ci sono altri punti di rilievo.
Ad esempio, speriamo che si possa rapidamente individuare e praticare una soluzione credibile, concreta, al problema delle opere di urbanizzazione a servizio del nuovo polo universitario teramano, quello di Costa e Sant'Agostino. All'epoca noi non condividemmo quella scelta di localizzazione delle nuove strutture universitarie, ma adesso quelle opere si stanno realizzando e credo che sia assolutamente necessario individuare soluzioni per le urbanizzazioni, altrimenti avremmo davvero una situazione che dobbiamo risparmiare alla città, insomma, di strutture universitarie che non sono servite da fognature, da una viabilità adeguata e così via. Riteniamo che dopo la seduta di domani sia possibile avere una ulteriore, forse ultima seduta del Consiglio Comunale. In quella sede credo che altri provvedimenti importanti possano essere portati ad approvazione. Ci sono opere pubbliche anche rilevanti, il cui iter è in corso, un esempio per tutti, se ne potrebbero fare diversi, il finanziamento e l'appalto dei lavori per la sistemazione di Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino è un esempio, ma se ne potrebbero fare altri. Io credo che sarebbe sicuramente un errore grave, insomma, non garantire l'avvio di lavori per la realizzazione di queste opere in tempi utili. E poi c'è la questione della SPA. Si tratterà di verificare se con l'approvazione definitiva, che noi auspichiamo, insomma, della delibera per la costituzione della SPA, la si possa attivare nei tempi previsti per garantire una risposta che la città attende, insomma, alla gestione di importanti servizi, a cominciare dai servizi di igiene urbana, di raccolta dei rifiuti, di spazzamento della città e così via. Sembrerebbe un atteggiamento di buona volontà a collaborare. Viene da domandarsi perché per le ultime due sedute e quanto le imminenti elezioni abbiano a che vedere con questi rinnovati atteggiamenti di collaborazione, soprattutto nella difficoltà di una giunta sospesa, come tutti sanno. Beh, intanto i punti che ho citato sono punti sui quali il gruppo del PDS è impegnato da tempo, quindi è evidente che siamo interessati all'approvazione di questi provvedimenti. Credo che abbiamo tutti affrontare, maggioranza e opposizione, una situazione assolutamente anomala, un consiglio comunale, una giunta comunale invece azzerata. L'unica via per rendere produttiva in qualche modo questa fase finale della consigliatura era l'unico modo era quello di operare sul terreno istituzionale, cioè attraverso il coinvolgimento dei gruppi consigliari, attraverso il funzionamento pieno della conferenza dei capigruppo delle commissioni consigliari. Per quanto ci riguarda abbiamo cercato di dare il contributo che ci era possibile dare. E passiamo alla pagina politica, che si sta facendo sempre più ricca. Si intrecciano infatti e si susseguono le iniziative politiche dei vari raggruppamenti e degli schieramenti in via di formazione. Si vanno componendo anche le alleanze, con il Partito Popolare ancora alla ricerca di una linea definitiva. Domani il segretario regionale Falconio incontrerà il deputato di Alleanza Nazionale Nino Sospiri. Nascerà un accordo o si andrà ad una rapida rottura? Secondo quello che ha detto questa mattina l'onorevole Rocco Buttiglione, a decidere potranno essere in autonomia le segreterie regionali del Partito Popolare, anche se in coordinamento con la segreteria nazionale. Falconio, pertanto, potrebbe almeno in teoria decidere sia per un'alleanza a destra sia per un'alleanza a sinistra, ma Buttiglione ha ribadito anche che il Partito Popolare è per una via di centro. Questo potrebbe voler dire che anche in Abruzzo, come a Pescara, nelle recenti elezioni comunali i popolari potrebbero presentarsi da soli, senza scegliere nessuna alleanza né con la destra né con la sinistra. I club Pannella Riformatori saranno presenti alle prossime elezioni del 23 aprile con il Polo delle Libertà. La decisione è stata ufficializzata questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa tenuta per illustrare le scelte elettorali del movimento. Erano presenti Riccardo Chiavaroli, presidente del club Aquila 1, Nicola Di Pasquale, presidente del club di Avezzano, Enzo D'Ignazio per il club Teramuno, oltre ai punti di riferimento locali del movimento dei club in Abruzzo di Popoli, Valpescara, Lanciano, Città Sant'Angelo e Vasto. Le nostre liste, ha detto Chiavaroli, sono aperte a tutti quei cittadini che si riconoscono nelle battaglie dei riformatori che hanno già ottenuto importanti risultati nelle ultime elezioni politiche ed europee. Alleanza Nazionale e Caccia Pesca Ambiente hanno raggiunto un'intesa politica elettorale in vista delle elezioni comunali, provinciali e regionali.
L'intesa è stata raggiunta in un incontro al quale hanno partecipato per Alleanze Nazionali il presidente Gianfranco Fini, il coordinatore dell'esecutivo Maurizio Gasparri e l'onorevole Enzo Nespoli. E per Caccia Pesca Ambiente Franco Tavilli ed Alberto Pagliai e Massimo Silvano. L'accordo, che si basa sull'impegno per la revisione delle leggi sulla caccia e sulle aree protette, prevede il comune sostegno al Polo delle Libertà, la presenza nelle liste elettorali di significative presenze delle due forze, un raccordo ai diversi livelli organizzativi, centrali e periferici. L'intesa non esclude, in presenza di situazioni politiche locali di comprovata difficoltà, la possibilità di accordo con altre forze del Polo. Mettere insieme le forze del centro-sinistra con un occhio particolare al PDS per costituire una nuova forza politica che si candidi alla guida del governo della regione Abruzzo. È l'obiettivo che si pone il gruppo consigliare dei socialisti italiani al Consiglio regionale con l'organizzazione di un incontro programmatico su l'Abruzzo verso il 2000, in programma il 6 marzo all'Aquila. L'iniziativa è stata presentata oggi in una conferenza stampa dal capogruppo consigliare Paolo Pizzola e dagli assessori regionali Angelo Salucci e Augusto Pomidori. Un incontro programmatico, ha spiegato Pizzola, anche poiché siamo convinti che non serva discutere di alleanze, ma piuttosto di temi programmatici per cercare visione di obiettivi comuni sui quali fondare e saldare le unioni. Secondo il gruppo consigliare socialista, occorre una nuova fase politica che sappia gestire questa delicata fase di transizione per l'Abruzzo, che deve imparare a contare solo sulle proprie risorse uscendo dall'assistenzialismo. Alla fase assistenziale dovrà far seguito, secondo Salucci, una forma di solidarietà responsabile per aiutare le zone più depresse e favorire così uno sviluppo più organico. All'incontro di lunedì interverranno tra gli altri Ottaviano Del Turco, Elena Marinucci e Alberto Lavolte. L'Unione di Zona del PDS della Val Vibrata ha indetto per sabato 11 marzo alle ore 16 presso la sala consiliare del Comune di Martinsicuro la conferenza programmatica di zona. Per presentare i temi dell'iniziativa è stata convocata per martedì 7 marzo alle ore 11 presso la sezione del PDS di Nereto un'apposita conferenza stampa. L'amministrazione provinciale di Teramo intende promuovere, in collaborazione con i comuni costieri, la costituzione di un consorzio per le risorse marine. Per discutere sull'iniziativa e raccogliere eventuali adesioni al costituendo consorzio, si è svolto oggi pomeriggio un incontro presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo. All'incontro hanno preso parte i sindaci dei comuni costieri. Il servizio. L'amministrazione provinciale di Teramo vuole costituire un consorzio per le risorse del mare unitamente all'Università degli Studi di Teramo, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, all'Osservatorio sulla Pesca e al Comune di Pineto. Da dove parte questo progetto? Ma per essere precisi, diciamo che è stato l'Osservatorio sulla Pesca, ente morale a livello nazionale, che ritiene utile che l'amministrazione provinciale partecipi a questo consorzio per le risorse marine. Di cosa si occuperà esattamente questo consorzio? Diciamo che inizialmente questo consorzio dovrà effettuare degli studi, delle ricerche, quindi insieme all'università, come lei ha detto, insieme all'Istituto Zooprofilattico, per una conoscenza approfondita di quelle che sono le risorse attuali, diciamo, disponibili e prelevabili a livello costiero. Oltre a questo, certamente si interesserà anche dell'assistenza alla marineria in genere, probabilmente dovrà interessarsi, no, sicuramente anche dell'informazione, non solo, ma anche dell'aggiornamento professionale di queste categorie, ma il fine obiettivo ultimo, io direi, è quello di coniugare le produzioni quindi le risorse marine con la tutela dell'ambiente. Quindi favorire la pesca ma nel rispetto dell'ambiente? Sì, più che rispetto, diciamo che certamente un mare per essere pescoso deve anche essere, da un punto di vista ecologico, idoneo. E quindi pulito. Quindi deve essere pulito. E quindi di conseguenza questo sicuramente favorirà non solo la riproduzione naturale delle specie ittiche, ma come obiettivo ci si può porre anche quello della cultura proprio delle specie ittiche, come d'altra parte avviene in altre zone dell'Adriatico, cioè mi voglio riferire in particolare all'acquacultura.
E voi chiedete l'aiuto anche dei sindaci dei comuni costieri? È chiaro che questa strategia deve portare anche all'interessamento, soprattutto io direi, dei comuni costieri, anche se capofila, possiamo dire, di questa iniziativa è la provincia. Ma anche perché vi è un cointeressamento da un punto di vista finanziario anche delle risorse CEE, quindi diciamo che è un'iniziativa che sicuramente apporterà benefici al territorio della nostra provincia. Sempre oggi pomeriggio, nella sala del Consiglio Provinciale di Teramo, si è svolto un incontro promosso dall'amministrazione provinciale di Teramo, volto a definire progetti di lavoro socialmente utili, impiegando lavoratori che hanno già usufruito della cassa integrazione e della mobilità. All'incontro hanno preso parte l'assessore regionale al lavoro Bruno Viserta, i presidenti delle comunità montane di Cermignano, di Teramo e di Tossicia, i sindaci di alcuni comuni della provincia, i rappresentanti dell'ufficio del lavoro e dell'INPS, le organizzazioni sindacali dei lavoratori edili. Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi a Roma la conferenza Stato-Regioni che ha approvato la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale per il 95. Dei circa 88 miliardi ripartiti tra le 20 regioni, all'Abruzzo è stata erogata la somma di 1 miliardo e 936 milioni di lire per una popolazione di 1 milione e 262 mila abitanti, pari a circa 154 mila lire per abitante. I direttori generali e i direttori amministrativi delle URSS abruzzesi e le federazioni sindacali territoriali e di categoria parteciperanno ad un incontro di studio che si terrà sabato 4 marzo alle ore 10 a Pescara, presso la sala congressi della nuova sede di Corso Umberto della Cassa di Risparmio di Pescara. L'incontro, promosso dall'assessore regionale alla sanità Augusto Pomidori, servirà ad analizzare le modalità di erogazione dell'assistenza delle URSS agli utenti, gli argomenti relativi agli accreditamenti delle strutture pubbliche e private e il sistema dei ricoveri. Le risultanze dell'incontro contribuiranno a formulare indirizzi e direttive utili agli operatori e ai cittadini, ai fini di una ottimale e completa attuazione del piano sanitario regionale. Gli istituti di credito sono disponibili a trovare una soluzione per la riduzione fino a 2 punti percentuali dei tassi di interesse dei mutui contratti dalle piccole e medie imprese. Lo ha affermato il presidente della FIRA, Marco Fanfani, al termine degli incontri con i rappresentanti degli istituti di credito, con i quali è stata esaminata la legge regionale 59 del 93, che prevede l'abbattimento fino al 4% dei tassi di interesse per mutui quinquennali contratti da piccole e medie imprese. Nel corso della riunione, inoltre, è stata avviata la discussione sulla stipula di una convenzione con le banche per l'applicazione della legge relativa al credito agevolato in favore delle imprese commerciali, che è stata approvata di recente dal Consiglio regionale abruzzese. Sempre domani, venerdì 3 marzo alle ore 11, presso la sede del coordinamento regionale di Alleanza Nazionale, a Pescara, si terrà una conferenza stampa sul tema informatizzazione della Regione Abruzzo, gestione dei centri Val Vibrata e J-Spiga. Saranno presenti alla conferenza stampa la senatrice Bevante Scioletti ed Enrico Tribuiani, componente del coordinamento provinciale di Teramo di Alleanza Nazionale. Il federalismo in Italia, le ragioni del sì e le ragioni del no. È il tema di un convegno che si è tenuto nell'aula magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo. Il convegno è stato organizzato dalla FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Sono intervenuti i professori Massimo Siclari e Learco Saporito dell'Ateneo Teramano. In merito ascoltiamo il professor Saporito, docente di diritto regionale. Il federalismo sul piano costituzionale, sul piano dell'ordinamento e quindi con la pacatezza e col distacco di tentare di pensare più al futuro che non al presente, cioè sul piano teorico, ecco. Si parla tanto di federalismo, potrebbe essere una soluzione positiva per il nostro paese? Ma noi stasera dibatteremo questo anche per le domande e per gli interventi che ci saranno. Bisogna vedere quali sono i contenuti del federalismo, perché ho la sensazione, come studioso di questa materia, di tutto costituzionale e regionale,
che si parla di cose di cui i conti non si conoscono. Quindi se il federalismo si intende in un modo, allora è accettabile del nostro ordinamento. Se invece altra cosa, o si danno condizioni diverse al federalismo, probabilmente non è accettabile in questo momento nel nostro ordinamento. Spesso si parla di federalismo e si associa questa parola ad un'altra, a scissione. Ma il federalismo nel senso di sovranità diffusa su territori, cioè tanti punti di sovranità, e questo è il federalismo di cui lei ha parlato adesso, ed è questo pericoloso. Se per federalismo... Ed è il federalismo leghista, tra virgolette. Mi pare che la Lega pensa a questo, però la Lega, per quello che ricordo, quello che ho letto, per le poche cose che ho letto, parlano di un federalismo più sotto il profilo fiscale, che non di distribuzione di potere sul territorio in maniera diversa quanto è adesso. C'è comunque la necessità di avere anche in Italia un decentramento? Ma il decentramento c'è la necessità di accentuare il ruolo politico delle regioni, ruolo che le regioni non hanno conquistato fino adesso. Perché avete organizzato un convegno sul federalismo? Ma l'esigenza è chiara, cercare di dare una risposta a questo problema, che per noi è un problema. L'esigenza nasce a livello proprio federativo da Pavia, a livello nazionale. Abbiamo organizzato un convegno proprio sul tema del federalismo e a livello locale qui a Teramo, noi della FUSCI abbiamo sentito un'esigenza forte per noi di cercare di portare questo tema in università, far conoscere almeno agli universitari questo tema. Il nostro vuole essere un tentativo perlomeno serio, di cercare di coinvolgere con gli universitari teramani su questo problema, cercare di dare una risposta con due illustri docenti di questa facoltà che operano nel settore del diritto pubblico, per cercare appunto di dare una risposta perlomeno seria a quello che sono state la ridda di voci che si sono susseguite insomma su questo tema, perché forse si fa un uso ed un abuso di questa parola notevole, specialmente nelle campagne elettorali e nella prossima che verrà a instaurarsi per le prossime amministrative. All'Università di Teramo in pochi conoscono la FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Purtroppo sì, questa è una pecca non solo di Teramo ma anche un pochettino a livello nazionale. Forse in università sono più conosciuti gruppi come il FUAN, i CL, i Cattolici Popolari, eccetera, eccetera. Noi operiamo nel nostro piccolo e cerchiamo di portare un momento, non dico di rinnovamento, però insomma un qualcosa di nuovo in università, in tutte le università italiane. Il 14 e 15 marzo si terranno le elezioni all'Università di Teramo per il rinnovo della componente studentesca in seno a diversi organi amministrativi di questo Ateneo. Voi non avete presentato una lista, come mai? Per il semplice motivo che per statuto la FUCI non può fare politica, nel senso che non può entrare in competizione con altri gruppi all'interno delle università. Il nostro compito è quello di creare delle coscienze legali mature, e il nostro settore, cioè, operiamo non presentando liste, cioè escludendo qualsiasi forma di partecipazione sotto questo senso, per evitare delle strumentalizzazioni a livello politico, perché spesso si riduce per essere strumentalizzati. Allora noi non vogliamo essere strumentalizzati e non presentiamo liste perché il nostro settore non operiamo in modo diverso, insomma, non in questo modo. I referenti dei comuni che hanno aderito al progetto Giovani, basato sulla legge per gli interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, si incontreranno con l'amministrazione provinciale domani, venerdì 3 marzo alle ore 21, presso la sede dell'Agenzia Giovani Provinciale a Teramo. L'incontro servirà ad acquisire la consulenza dei comuni interessati per l'elaborazione e la predisposizione dei progetti, definiti progetti arcobaleno, per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge per l'anno 95. Il senatore Osvaldo Scrivani, in un'interrogazione con richiesta di risposta scritta, chiede l'intervento del ministro dei lavori pubblici e ambiente per quanto riguarda il divieto di transito alle biciclette sulla statale 80, in corrispondenza delle gallerie di Colle Ceccone e di Frondarola. Il divieto fu disposto da un'ordinanza ministeriale dell'agosto del 93 e fu motivato dalle scarse condizioni di sicurezza e di illuminazione delle due gallerie. Il senatore Scrivani, nella sua interrogazione, chiede
La revoca del divieto di transito e la ricerca di una soluzione che consenta la libera circolazione ai ciclisti sull'intero percorso della statale 80 del Gran Sasso d'Italia. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Teramo terrà domani, venerdì 3 marzo, alle ore 10, nella sala consigliare della Tercas a Teramo, una conferenza stampa per illustrare il programma 94-95 di finanziamenti relativi a progetti presentati da terzi e altre attività della Fondazione. Tre grossi reperti di interesse storico ed archeologico sono stati recuperati dalla Guardia di Finanza di Giulianova in una brillante operazione condotta agli ordini del tenente Danilo Cardone. Si tratta di due basi di colonna e di un rocco di travertino di forma parallelopidea, tutti di notevoli dimensioni, di epoca presumibilmente romana. I reperti costruiti nel giardino di un'abitazione di notaresco erano stati rinvenuti fortuitamente dal proprietario nel corso di uno scavo effettuato in un terreno di proprietà e successivamente depositati nelle pertinenze dell'abitazione. Il responsabile è stato segnalato all'autorità giudiziaria per omessa denuncia. Il capitano Alessandro Bonfini, comandante della compagnia di Teramo della Guardia Finanza, ha illustrato i dettagli dell'operazione mostrando le riproduzioni fotografiche del materiale sequestrato e precisando che sono tuttora in corso accertamenti tecnici per individuare in modo certo sia l'epoca a cui i reperti risalgono sia il contesto strutturale nei quali gli stessi debbono essere considerati. È stato precisato che il materiale è stato recuperato ad una profondità di circa 1,5 metri e fatto può far ritenere che nel sottosuolo possa essere celato il resto della struttura. Se così fosse, potrebbe essere portata alla luce una struttura di grande interesse per gli studiosi. In tale attività stanno collaborando fattivamente studiosi del Consorzio Aprutino. Un'altra operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha riguardato il sequestro di 291 kg di olio di oliva adulterato. È stata sequestrata anche l'autovettura utilizzata per il trasporto del carico da un 36enne di Cerignola, che è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Secondo la Guardia di Finanza, l'immissione in commercio di alimenti non genuini e segnatamente di olio di oliva adulterato è in aumento. Per rendere l'olio non genuino più simile all'olio di oliva extravergine, viene utilizzata un'addizione con coloranti e con il meno pregiato olio di salsa.